Me lo ricordo con i pantaloncini corti, con l'uniforme della scuola, con il cappello della scuola. Me lo ricordo con i jeans stretti che spesso erano anche cuciti per renderli ancora più stretti. Me lo ricordo con i pantaloni di pelle nera. E questo probabilmente rappresenta un po' i vari stadi della vita di John. Ricordo che non appena ha cominciato a suonare, i suoi amici venivano a casa nostra con i loro strumenti. Questo è il ricordo più forte che ho di John durante la mia infanzia. Si può dire che la passione di John per la musica è sicuramente un fatto ereditario, ereditato da entrambi i lati della famiglia. Sì, l'ho desiderato. Ho desiderato che non avesse mai suonato la chitarra. La mia mente torna alla famiglia intorno al tavolo, le chiacchiere e le risate. Insomma, prima di tutto John, mio fratello, e poi John come membro dei Beatles. Veramente ho sempre preferito i Rolling Stones. Loro non avrebbero mai scritto Yellow Submarine. The Rolling Stones would never have made Yellow Submarine. There's over life in a yellow submarine. Basta. Sono qua compagnia di questa strana coppia. Ho detto prima che mi sarebbe piaciuto benedire questa unione, ma chissà se si potrà fare. Morgan. Unione musicale. Un musicale, musicale. Per carità, non un passo più in là. Le sembra una canzone di cui vergognarsi, il Sottomarino Giallo? Assolutamente no. Per varie ragioni. Innanzitutto rappresenta quel lato dei Beatles che hanno coltivato lungo tutta la loro carriera, che è un po' ironico, sia nel testo che nell'aspetto musicale, però vi è anche una specie di strato sperimentale di questa canzone, perché come potete sentire ci sono questi rumori, questa rumoristica, le onde, ci sono dei rumori di ferro, anche di ferraglie, come se cadono giù da una scala, dei campionamenti vocali, per cui penso che avessero accesso a un archivio di rumori, una cosa molto moderna. Shapiro, che bellezza vederla qua. Lasci perdere quel disco che appartiene alla Rai e non lo può portare via. No, per carità. Beatles, no, ce l'hanno raccomandato. Vengono da una discoteca storica. Sì, no, non ho dubbi. Beatles o Rolling Stones? Questa era la domanda che si poneva allora. Sì. Lei se l'è posta? Io me la sono posto non allora, me lo sono posto dopo. Per me, sai, io ero un contemporaneo in qualche modo, quindi i Beatles mi affascinavano per il loro successo, perché dimostravano un possibile futuro per tutti i gruppi del mondo, tutti i complessi. Lei del era mondo. Il leader di un gruppo che si chiamava The Rocks. The Rocks, esatto. Però mi affascinavano di più i Rolling Stones, perché era più trasgressivo, era più la nascita di una nuova generazione che rifiutava e che non accettava. Insomma. E Morgan? Tra i due? Io vedo nelle anthologies recentemente pubblicate dei Beatles, dove c'è molto materiale che non era stato visto all'epoca, dove quando registrano ad esempio l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nel 67, I Rolling Stones sono religiosamente seduti in studio come degli allievi a vedere che cosa combinavano questi Beatles, perché i Beatles erano dei visionari musicalmente, avevano la capacità di sperimentare sia nella direzione del rock ma in molte altre direzioni, e i Rolling Stones avevano molti più limiti. Ale. Sì, musicalmente, ma intendo. Anche molto meno, erano più liberi, cioè erano, i Beatles in qualche modo si ispiravano, e l'hanno ammesso, assolutamente ai Beach Boys, per esempio. È stata una figura. Oltre che a Stockhausen, Brian Wilson, sì, no, ma quello era George Martin, non era i Beatles. Non vi addentrate, per carità, se no ci perdiamo, io mi perdo e ci perdiamo una parte del sì, pubblico. Ma noi abbiamo passato una notte parlando di tu hai presente l'album bianco? Se certo. L'album bianco Morgan,
ho detto non vi addentrate. Scusi, ma allora. E tu non puoi lanciare no, il tema scottante. Io prima ho detto un'altra cosa che vorrei che Shapiro approfondisse. Che Inghilterra era? Quella nella quale quattro giovanotti sprovveduti di Liverpool in una cantina, poveracci, diventano quello che diventano. Era un'Inghilterra della dopoguerra che stava cercando una strada fuori dal disastro, della rinascita, dove non solamente i Beatles, ma noi e tantissimi altri gruppi andavamo anche, addirittura in Germania, ad Amburgo a suonare. Io ho passato anche mesi ad Amburgo. Ed era un riflesso diretto comunque della nuova musica che stava arrivando dall'America. Dall'America, esattamente. Sì, questa esattamente. Era la cosa. Perché lì stava partendo la rivoluzione. Lì è stata una cosa strana, perché c'era tutto un movimento che si chiama Beat Generation, che era il rifiuto di riconoscere che la società era sempre sicuro e una società di benessere era sempre sicuro, perché avevano visto nel 29 che una società del benessere da un momento all'altro è decaduto. E da lì è nato un nuovo letteratura, un nuovo linguaggio anche musicale, che si è configurato poi nel rock e altre cose. Dobbiamo tornare alla morte di Lennon, che è il punto enigmatico di questa parte del racconto. Per quali ragioni Chapman lo ha ucciso? Dicembre 1980. L'ombra di una maledizione aleggia sulla morte di Lennon. Il Dakota Building, il lugubre palazzo neogotico dove è avvenuto il delitto e dove John abita insieme alla moglie e al figlio. In quello stesso palazzo, nel 1968, Roman Polanski ambienta Rosemary's Baby, un film dove si racconta di possessioni diaboliche e della nascita dell'anticristo. L'anno dopo, la moglie di Polanski, Sharon Tate, all'ottavo mese di gravidanza, viene uccisa con 16 coltellate a Hollywood. Mandante della strage, Charles Manson, capo di una setta. Sulle pareti della villa di Sharon Tate vengono ritrovate e scritte con il sangue della donna le parole Helter Skelter e Piggies. Sono i titoli di due famose canzoni dei Beatles. Durante il processo, Manson dice di essere stato ispirato dal complesso. Dice di aver individuato in quei brani un messaggio profetico che gli ordinava di diffondere il caos. In prigione, la lettura preferita di Manson è Il giovane Holden, di Salinger, il libro prediletto dall'assassino di Lennon. Il Dakota Building, Il giovane Holden. C'è un legame tra la morte di Lennon e la strage di Sharon Tate. C'è un'altra ipotesi, ben più inquietante. L'amministrazione Nixon dichiara John Lennon nemico pubblico numero uno. La musica di Lennon sarebbe eversiva, capace di avvelenare le menti della gioventù americana. Give Peace a Chance, Power to the People, diventano l'inno dei contestatori e dei pacifisti che manifestano contro la guerra in Vietnam. La CIA e l'FBI aprono un dossier su di lui, intercettano le sue telefonate.